Nuova puntata, rimanete con noi fra poco dopo la sigla, torna l'amico Mauro Marrani, ovviamente il padrone di casa Nicola Bizzi. Parliamo di segreti che si celano in volte stellate, in alcune raffigurazioni che faranno molto riflettere. Uniremo molti puntini, non vedo l'ora di cominciare subito dopo la sigla. Torniamo insieme. Esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamo anche noi la storia, facciamola in prima persona, possiamo veramente cambiare tanto. E ci siamo, eccoci qua, diamo subito il bentornato, parliamo dall'altra parte dello schermo, fedelissimi veterani abbonati. Reduci anche da un bel evento insieme a Landi, che saluta anche tutto il canale. Mi ha fatto piacere vedere anche in una situazione in cui si parlava prettamente di economia, tanto interesse anche per i libri, soprattutto per le tematiche in cui stiamo raccontando oggi. E come abbiamo annunciato, il miglior modo di investire il proprio tempo, le proprie attenzioni è proprio nella cultura, nei libri, da lasciare qualcosa più dall'altra parte. Ci dicono di andare verso il virtuale, l'astratto, e noi più ci rintaniamo nel passato a cercare, a capire, per vivere bene il presente, con il piacere anche di queste serate che richiamano un po' i tempi andati, quando ci si ritrovava attorno a un fuoco e si sentivano delle storie che ci facevano riflettere. Questa sera, padrone di casa Nicola Bizzi, insieme a noi, bentornato. Dammi anche tu una bella introduzione. Ciao Gianluca, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Stasera è una serata importante, molto. Parleremo di una storia segreta, di una storia nascosta, una storia che ci hanno voluto negare, che qualcuno ha voluto carpire e nascondere. Una storia che già era segreta quando si è svolta e che poi è stata ulteriormente secretata. È una delle pagine di storia più nascoste di sempre. Stasera abbiamo di nuovo l'amico Mauro Marrani, che è già stato nostro ospite in diverse puntate. E stasera ci focalizzeremo parleremo di cieli stellati, di un cielo stellato in particolare. E parleremo di una data, 4 luglio 1442. Avete presente, no, il film Nato il 4 luglio? Avete presente cosa significhi il 4 luglio per gli Stati Uniti, no? Ma siamo proprio sicuri che quel 4 luglio non sia riferito a vicende del XVIII secolo, ma a qualche secolo prima? Tutto porta a pensare che la massoneria americana, ma anche tante altre società segrete che hanno contribuito alla fondazione degli Stati Uniti, sappiano la verità è che segretamente l'abbia celebrata in tutta una serie di date simboliche, ma che in realtà celano precise pagine di storia. E stasera parleremo del 4 luglio 1442. Che poi che cos'è? La vera data della scoperta dell'America, se di scoperta potessimo parlare, ma in realtà non è la scoperta. Diciamo che è stata forse molto probabilmente la data del ricongiungimento in epoca moderna fra vecchio e nuovo mondo. Ricongiungimento perché i contatti fra vecchio e nuovo mondo, come io ho documentato fino all'inverosimile, no, nel mio libro I minoici in America e le memorie di una civiltà perduta, cioè in questo libro io ho dimostrato quanto l'America fosse visitata e conosciuta in antico da più o meno da tutti i popoli del vecchio continente, da una sponda all'altra del Pacifico e da una sponda all'altra dell'Atlantico. L'America era meta abituale, meta di
tante civiltà. In America hanno trovato testimonianze cuneiformi, sumeriche, hanno trovato tavolette cuneiformi in sumerico, in accadico, hanno trovato iscrizioni fenice ovunque, dal Canada fino al Brasile, hanno trovato iscrizioni e manufatti celtici, hanno trovato iscrizioni e manufatti egizi, hanno trovato ovunque iscrizioni e manufatti greci, per non parlare poi delle testimonianze medievali, dei viaggi dei Templari, fino ad arrivare poi a una delle pagine di storia più nascoste, più temute dalla cosiddetta storia ufficiale, dal sistema. E di questo parleremo stasera. Ma la chiave di questa pagina di storia nascosta è un particolare cielo stellato, che io ve ne ho già parlato, ma non abbiamo mai approfondito nel dettaglio. È un cielo stellato che è stato studiato a fondo sia dall'amico Mauro Marrani che poi da una grande studiosa e ricercatrice che è Sandra Marraghini. Sandra Marraghini è autrice di un libro importantissimo che è questo qua, no? Che è Piero della Terra Francesca. Il sole sorge a Firenze e tramonta a New York. E qui vedremo la connessione fra Firenze e il Nuovo Mondo. E anche da una bravissima altra ricercatrice che è Bruna Rossi, questo è il suo libro, no? America e Regno di Venere. Bruna Rossi ha scritto un libro straordinario dove va ad approfondire, a integrare anche le ricerche di Sandra Marraghini, più ci ha messo tanto altro. Quindi ci sono dei ricercatori e delle ricercatrici di grande coraggio che negli ultimi anni hanno cominciato a togliere il velo appunto ad una delle pagine più nascoste della storia, e questo velo sta cadendo. Ormai lo sappiamo, la storia è da riscrivere, io ve lo dico da una vita, e stasera dimostreremo con dati alla mano, con opere d'arte alla mano, con codici segreti alla mano e anche con un'opera letteraria molto importante che in realtà è una cronaca storica, che la storia deve scrivere. Vi forniremo le prove di questo. E dopo questa breve introduzione io passerei direttamente la parola a Mauro Marrani, che so ha preparato anche diverse immagini molto importanti, e poi di volta in volta interverrò, commenterò, perché c'è tanto da dire stasera. Beh, intanto grazie di avermi ospitato un'altra volta questa bella trasmissione. Sempre un piacere, Mauro. Che ovviamente fa piacere sia ascoltare sia partecipare. E niente, per entrare nell'argomento, nel clou della serata, che è stato anticipato da Nicola in maniera, diciamo, sintetica ma esaustiva, vorrei partire da una considerazione. Intanto Sandra Marraghini è una studiosa a cui ho avuto a fianco per buttare giù il suo libro, che appunto ha fatto vedere Nicola, Piero della Terra Francesca, che in pratica si basa su due fondamentali opere d'arte che poi hanno avuto lo sviluppo che hanno avuto e che poi hanno avuto quei postumi che presentiamo stasera. Quindi sono il cielo stellato di cui parleremo e anche la flagellazione di Piero della Francesca. Ovviamente questa introduzione è per far sì che in futuro, prossimamente, come già parlavo con Nicola dell'argomento, avremo modo, se ovviamente ci sarà la possibilità, di far sì che anche Sandra Marraghini possa partecipare, perché secondo me la mia è più una introduzione da geografo storico, più divulgativa, e invece quella che potrebbe fare Sandra è sicuramente più addentro alla questione, essendo un'insegnante di geometria descrittiva e quindi una esperta proprio nei minimi dettagli di tutto quello che stasera anticipiamo e stasera possiamo dire in grandi linee e in maniera sintetica. E la cosa che mi preme dire fin dall'inizio è quella di Firenze, che non per campanilismo ovviamente, perché ovviamente ci vivo da quando sono nato, ma per fatti storici è stato uno dei gangli del mondo, insomma, dal punto di vista della conoscenza, dal punto di vista in tutti i settori, insomma,
della letteratura, dell'arte, della storia. Come diceva Nicola prima, ci sono eventi particolari che hanno un po', diciamo, contraddistinto la città di Firenze come una città esoterica per eccellenza. Io considero, come considerano tutti, Torino capitale della magia, anche perché forse hanno il Museo Egizio, la tradizione egizia, ma Firenze è un pochino più nascosta, ha le cose un pochino più... ma fino nelle piccole, nelle persone normali, nell'opinione pubblica fiorentina, c'è sempre un certo ritegno a parlare di cose che si conoscono. Cioè Firenze tiene un pochino salda, quasi come se fosse un segreto la propria conoscenza. E così, come si vede nel piccolo, sarà stata anche nel grande. Tanto che non possiamo pensare che tutto quello che è venuto fuori nel Rinascimento, con i prodromi danteschi di Boccaccio e Petrarca nel secolo antecedente, che poi hanno avuto il ganglio di Coluccio Salutati, che ha portato poi l'umanesimo a Firenze e tutto quello che ne è venuto fuori, non si può pensare che questo sia accaduto per caso. Insomma, ci deve essere stato un sostrato per forza che abbia portato a questo risultato, in quanto fino al 1100 Firenze è stata una città periferica, insomma, almeno all'apparenza periferica. Era una stata nell'epoca imperiale una colonna romana, è nata nel primo secolo avanti Cristo, un accampamento, un castrum con il suo decumano e il suo cardo che tuttora esistono nelle vie del centro fiorentino. E infatti farei vedere la prima immagine, che anche per chi non è di Firenze ovviamente può dare un'idea di quello che è la nostra trama cittadina, in quanto abbiamo come vedete bene, in epoca romana si tracciavano i castrum con il cardo e il decumano, che stavano in direzione cardinali nord, sud, est, ovest, e vedete bene che c'è un quadrato che ha per angolo in alto a destra il Duomo di Firenze, e il quadrato è un piccolo centro che comunque si rifà all'accampamento romano. Dopodiché si è sviluppato tutto un tessuto urbano nel Medioevo e nei secoli successivi, che hanno portato all'espandersi di questa struttura urbanistica, di questa città che è diventata un po' il centro del mondo dal punto di vista della cultura, della scienza e della conoscenza. Focalizzandoci sui due elementi base che stasera trattiamo quello che vedete in freccia, sono la chiesa di San Lorenzo in alto con la freccia gialla e la chiesa di Santa Croce in basso con la freccia gialla. Questa è un'immagine presa da Google, quindi si vede bene. C'è da dire una piccola notazione, che Firenze tutt'oggi ha quattro quartieri che sono ovviamente San Giovanni, che è nel Piazza del Duomo, la base, Santa Croce, Santa Maria Novella e Santo Spirito Oltrarno. San Lorenzo non faceva parte dei quartieri base come chiesa di riferimento, pur essendo una chiesa importante, perché fu una basilica che fu consacrata da Sant'Ambrogio nel IV secolo dopo Cristo, quindi subito dopo l'avvento del cristianesimo come religione accettata e non più perseguita. Perché ho fatto vedere queste due chiese? Perché ora capirete dal punto di vista di quello che hanno al loro interno, ma non direttamente in chiesa, ma in degli spazi particolari. Se andiamo all'immagine successiva, poi dopo un pochino mi fermerò per avere i commenti anche di Nicola e anche di Gianluca, vediamo San Lorenzo più da vicino. Ecco, qui non prendiamo in considerazione la navata centrale, non prendiamo in considerazione la biblioteca laurenziana che vediamo in quel lato ben evidente del chiostro che accompagna la chiesa. Non è la grande cupola che trovate dietro le navate della chiesa, perché è stata fatta nel Settecento per creare le cappelle medicee con le sepolture dei granduchi medicei, ma è in un piccolo luogo, una piccola diciamo cupoletta, che non è altro che la sacrestia vecchia fatta da Filippo Brunelleschi nell'ambito della chiesa di San Lorenzo, che è stata per secoli la chiesa della famiglia Medicea, quindi la chiesa dei Medici, tanto che nel centro della chiesa, poi vedrete, c'è sepolto Cosimo il Vecchio, Pater Patriae.
però in quel luogo che vedete in quella freccia lì, è la Sagrestia Vecchia, abbiamo una sepoltura ancora più importante, perché è sepolto, e poi lo vedremo ovviamente nelle immagini, il capostipite dei Medici, Giovanni di Bicci. Quindi abbiamo in Sagrestia Vecchia la sepoltura più importante dal punto di vista storico della famiglia della Casata Medici. Passiamo all'altra immagine, che riguarda invece Santa Croce. Se può ingrandirla, ecco qui, invece abbiamo sempre una cupoletta della solita dimensione, ma collocata non in una sacrestia, ma in una cappella accanto alla chiesa di Santa Croce, che era della famiglia Pazzi, la cappella dei Pazzi si chiama infatti, dove Brunelleschi sempre ha fatto un'identica struttura architettonica e al suo interno una particolarità che richiama la chiesa di San Lorenzo. Faccio una piccola divagazione. Come ho menzionato, Medici e Pazzi. Noi abbiamo ovviamente due famiglie che in epoca del XV secolo ebbero modo sicuramente di collaborare. Sicuramente c'era una consorteria di famiglie nell'ambito del 400 che hanno avuto modo probabilmente di portare avanti dei progetti. Sono ipotesi ovviamente, queste che dico io, però è logico pensarle, perché ad esempio nella Sacrestia Vecchia di San Lorenzo abbiamo le larmadiature che circondano la tomba di Giovanni di Bicci, lo stemma dei Medici in un sportello di quelli lignei e a fianco lo stemma della famiglia Pazzi. E poi andare agli altri, poi ancora tutti gli altri stemmi delle famiglie fiorentine. Perché i Pazzi nella Sacrestia Vecchia di San Lorenzo, che era dei Medici, che hanno fatto poi la congiura nel 1470? Quindi non avrebbe senso questo, no? Ma come sappiamo, le cose come vanno il mondo, ormai da secoli, da sempre, ci sta sempre qualcuno che alla fine pensa di poter capeggiare rispetto agli altri, perché ha qualche levata di capo, e quindi è probabile che la congiura dei Pazzi, che fu quella ordita nel giorno di Pasqua per uccidere sia Lorenzo che Giuliano riuscirono ad ucciderla, ma Lorenzo no, e poi scatenò una repressione, una vendetta feroce negli anni successivi, fu proprio fatta dai Pazzi. Ovviamente la storia ufficiale dice altre cose, ma secondo me, e secondo anche Sandra Marraghini, ma penso anche altri, penso che qui ci fosse qualcosa di più, alla luce di quello che vedremo ora, in quello che abbiamo detto di quello che è contenuto in queste due strutture. È la conoscenza. La conoscenza ovviamente per scopi anche commerciali, soprattutto perché c'era di mezzo ovviamente i profitti, no? Quindi le famiglie fiorentine avevano banche in tutta Europa, avevano banche in Portogallo, in Spagna, in Francia, e chi più ne ha più ne metta, fino alle Fiandre. Erano tutte banche fiorentine. Quindi la ricchezza era il fiorino era il dollaro di oggi, insomma, all'epoca, no? E quindi questo è importante per fare questo piccolo preambolo e capire perché poi i Pazzi abbiano fatto quello che hanno fatto nella fine del 400 contro i Medici. Possiamo andare avanti, così vedremo di cosa si tratta. E poi dopo passo la parola a Nicola, così almeno anche lui commenterà un pochino. Ecco, qui abbiamo, in quella che avete visto come Sagrestia Vecchia, qui c'è una particolarità. Abbiamo una scarsella cosiddetta. Scarsella in architettura significa una parte aggettante rispetto a un corpo di fabbrica maggiore, che è aggetta al di fuori della Sagrestia Vecchia, che è quella dove c'è la sepoltura, e c'è un piccolo altare, ma questo che vedete è una cupoletta di 4 metri di diametro. Sono 4 metri di diametro con una particolarità. Ci sono innanzitutto 4 conchiglie particolari, si chiamano conchiglie di San Giacomo, che contornano ai 4 angoli, quelle che si chiamano vele, se non sbaglio, in architettura, non sono un architetto, mi sembra, ma si chiamano vele, questa cupoletta di 4 metri. Una cupoletta che è stata fatta in azzurrite e oro, con delle particolarità che vedremo da vicino fra poco, ed è circondata da 36 festoni in pietra serena che sono fra di loro contraddistinti da un nastro d'oro.
un nastro d'oro che è come se spingesse questi festoni, che poi sono dei tessuti rappresentati in pietra serina, ma sono come tessuti rappresentati, come una tenda raccolta in questi festoni, e essendo 36, rappresentano i 36 fusi orari della, sia della volta celeste qui rappresentata, ma allo stesso tempo, se la volta celeste la adagiamo su quella terrestre, diventano ovviamente i fusi orari terrestri, cioè 36 sarebbero i 360 gradi. Passiamo un attimino all'altra immagine che viene dopo, così almeno, ecco, eccola. Torniamo. Questa qui invece è, purtroppo per i due per un terzo circa è andata perduta, ma è la cappella dei pazzi, la scarsella della cappella dei pazzi, che l'abbiamo visto in Santa Croce. Cioè abbiamo un'opera di circa 20 anni più tardi rispetto all'altra precedente. Quella che abbiamo visto è stata fatta subito dopo il 1442. Cioè, che vuol dire 1442? Pensiamo all'unico dato storico che esiste per quella data. Il dato storico ufficiale è che il 1442 sia stata la fine del Concilio di Firenze. Un concilio importantissimo, rappresentato anche da Benozzo Gozzoli nel corteo dei Magi della cappella che c'è in Palazzo Medici, ma più che altro perché fu una sorta di G20 di oggi, che oggi possiamo avere nella nostra epoca. Questo è importante per capire quanto in una città periferica, chiamiamolo così, periferica almeno per l'opinione pubblica fiorentina, non per i governanti ovviamente, vedersi arrivare delegazioni fin dall'Estremo Oriente, dal Katai o dall'imperatore di Costantinopoli, popoli europei, popoli africani, popoli asiatici, fu un evento eccezionale, un evento che lasciò il segno. Quindi parlavo anche di Cina, ovviamente, quella che all'epoca era il Katai. Come mai 20 anni dopo il 42-43 dell'altro dipinto i pazzi fanno in fretta e furia, perché vedete che ha una qualità completamente diversa, la vedremo appunto nelle immagini successive, un'immagine grigia, scialba, monotona, sì, c'è sempre l'azzurro di fondo, però non ha le parti in oro, le parti ben delineate dal punto di vista artistico, ma le costellazioni e i segni zodiacali con l'eclittica e il coluro e il meridiano fondamentale sono gli stessi, identici. Perché? Perché sia lui il primo che il secondo rappresentano una data. Ora, questo non si vede bene perché ovviamente è grigio, però se si va nell'immagine successiva, che, ecco, qui vi faccio vedere come sono, ve l'ho messo a fianco così si vede bene la volta celeste di San Lorenzo e la volta celeste di Santa Croce. Vedete bene, anche da distanza si vede bene la differenza del dipinto, no? Qui si addirittura il sole e la luna, si vedono anche a piccoline così, si vedono bene il sole sul cancro e la luna sul naso del toro. Molti sapranno di voi che ovviamente sia in astronomia che anche in astrologia, quando abbiamo un cielo stellato, un cielo ben preciso, con il sole in una posizione e la luna in un altro, non c'è dubbio e non c'è ripetibilità nella data e nello spazio in cui l'osservazione è avvenuta. Quindi gli astronomi d'Arcetri a suo tempo avevano già detto che si trattava del 4 luglio 1442 alle 10:30 del mattino. Sì. Però successive indagini fatte sempre in ambito da astronomi noti hanno rilevato che non si trattava però dello zenito. Lo zenito significa il punto di osservazione, si considera quello che sta esattamente sopra la nostra testa, no? Quindi vuol dire il centro della cupoletta. Non era Firenze, ma dai calcoli ultimi fatti si trattava di una località molto lontana, si trattava di un punto dell'Asia estrema, ovvero dove oggi abbiamo vicina la città di Pechino, dove la muraglia cinese si immette nel Mar Giallo, cioè dove la muraglia cinese finisce la sua corsa di migliaia di chilometri. Questo è importante per capire anche una cosa che vedremo. Notate bene, poi ne riparleremo, le conchiglie che anche nella parte della Cappella dei Pazzi sono nelle quattro vele che sorreggono la cupola. Andiamo avanti e poi dopo questo primo tranche lascio la parola. Ecco, qui vediamo ancora meglio la particolarità di questi dipinti, vedete, no? Quindi si vede molto bene la differenza della,
della qualità pittorica che viene fatta. Allora, per quanto riguarda la pittura di sinistra, che non è un affresco, ma è a secco, secondo chi studia storia dell'arte, è infatti in azzurrite oro. Un azzurrite oro che solo un artista, come vedremo più avanti, ha usato nell'epoca in cui ci troviamo. Ma la particolarità di questo è che io, collaborando con Sandra al libro che ha fatto vedere prima Nicola nella copertina, anni fa, quando abbiamo fatto uscire il libro, abbiamo fatto prima delle ricerche particolari per dare proprio l'ultimo imprimatur a questa pubblicazione. Allora mi dissero, andando in Sagrestia Vecchia, guardate, quello lì, quel grande dipinto l'ha fatto un certo D'Arrigo, detto il Pesello, del quale esiste un manoscritto in nazionale, alla Sala Manoscritti e Rari, che potete andare a vedere per poter confrontare le costellazioni, le illustrazioni fatte. Ma va bene, proviamo a vedere questa strada, anche se eravamo abbastanza scettici sul fatto, perché il Pesello a quell'epoca aveva quasi 80 anni e quella cupoletta si trova a quasi 20 metri d'altezza. Con i ponteggi dell'epoca, non quelli di oggi, anche se anche quelli di oggi non sono sicurissimi come si può sembrare, direi che è quasi improbabile che una persona anziana potesse andare a quell'altezza e fare un dipinto di quella fattezza. Andai a vedere in sala manoscritti e rari della Nazionale, della nostra Biblioteca Nazionale qui a Firenze, e parlando con i funzionari mi dissero no, del Pesello non c'è niente qua, c'è soltanto dell'epoca un trattato dei pianeti dove risalente al XV secolo, che viene dalla scuola di cosmografia di Paolo Dal Pozzo Toscanelli di Santa Maria degli Angeli, il quale ha delle costellazioni. E allora dentro di me dissi, ma probabilmente vado a vederle e mi troverò sicuramente le costellazioni che qui ci sono. Sono andato a vedere il manoscritto che mi hanno fatto vedere ovviamente in microfilm, poi l'ho acquistato insieme a Sandra per poterlo pubblicare in parte, e nessuna delle costellazioni con la raffigurazione corrispondeva a quella del dipinto. Questa è una divagazione che mi sentivo in dovere di fare, perché ovviamente è importante. Ecco, ora passata alla prossima, dopo passo la parola a Nicola dandogli un pochino l'assist su questo. Sì. La prossima immagine, che qui si vede molto bene, ho messo a raffronto le due qualità pittoriche, come vedete, non hanno paragone, insomma, no? Quindi è una cosa eccezionale. Se poi dopo, come vedrete nei dettagli successivi, ci sono delle raffigurazioni, dei volti e anche degli animali, come il leone che intanto si intravede lì, richiamano in qualche maniera una certa qualità pittorica che non può avere pari se non con un grandissimo artista dell'epoca. L'unica cosa è che questo artista, che secondo noi è lui, però ecco, ovviamente rimane nell'ipotesi, non c'è la firma, ma ovviamente quello che può essere dedotto dalla logica, questo ci porta, no? E la qualità pittorica così la può fare solo un grande artista, anche se non aveva però conoscenze astronomiche di dettaglio. Sappiamo però che nel 1442 era vivo e vegeto ancora molto ben presente anche il nostro Paolo Dal Pozzo Toscanelli, che secondo la storia ufficiale è quello che ha fatto la carta, la lettera che ha fatto partire Colombo per l'America e via dicendo. E quindi abbiamo due personalità, Paolo Dal Pozzo Toscanelli e l'innominato per ora, che potrebbero aver collaborato. Ovviamente potrebbero, perché rimane sempre d'obbligo il condizionale. E prima di passare oltre, volevo una prima osservazione da parte di Nicola ed eventualmente anche di Gianluca. Allora, partiamo da un piccolo antefatto, anche a beneficio dei nostri ascoltatori. Nel 1438, nella città di Ferrara, si aprirono formalmente i lavori di un grande concilio ecumenico. Un concilio ecumenico che nelle sue intenzioni, fra le altre cose, avrebbe dovuto sancire
il ricongiungimento della Chiesa d'Oriente con la Chiesa Cattolica Romana. Un progetto molto ambizioso che in effetti venne raggiunto, ma rimase poi sulla carta, rimase lettera morta, perché dei diatribi ripartirono subito. Sapete, no, che c'era stata quella grande separazione, no, fra la Chiesa d'Oriente, fra la Chiesa bizantina e la Chiesa di Roma, una separazione che apparentemente insanabile, che poi di fatto non è mai stata sanata, tutt'oggi. Ebbene, i lavori partirono a Ferrara. Ferrara era amministrata dagli Este, altra grande famiglia iniziatica, al pari dei Medici, una famiglia ricca di segreti esoterici, ricca di importanti tradizioni occulte. Per motivi ufficialmente, diciamo, di sanitari, perché la scusa fu che a Ferrara si era sviluppata una pestilenza, ma in realtà fu una scusa, perché i Medici di fatto mediarono con il Papa, un Papa che all'epoca era molto vicino al loro casato, per trasferire a Firenze e per di fatto svolgere a Firenze i lavori di questo concilio. Fu in quel momento che a quanto pare a Ferrara venne tolta la palma di capitale del Rinascimento. Ferrara, secondo molte fonti, era una città predestinata per diventare la vera culla del Rinascimento. In quel momento questa palma spettò a Firenze. Ci fu un cambio netto nella storia, da pochi conosciuto e da pochi notato. Fatto sta che i lavori del concilio si trasferirono a Firenze. A Firenze arrivò una delegazione imponente. Arrivò l'imperatore bizantino, Giovanni VIII Paleologo. Arrivò tutto il suo seguito, vescovi ortodossi, consiglieri laici, fra cui Giorgio Gemisto Platone, grande filosofo platonico e gran maestro dell'ordine pitagorico, uno dei più grandi iniziati del Rinascimento. Da quel momento in poi la storia di Firenze cambiò, non soltanto per l'evento mediatico, per l'evento importante, ma perché, come diceva Mauro prima, questo concilio a Firenze rappresentò veramente una sorta di G20 dell'epoca. Non tanto per il concilio ecumenico di per sé, ma per quello che ruotò attorno al concilio ecumenico. Mauro ha menzionato Paolo dal Pozzo Toscanelli. Ebbene, noi sappiamo, perché ci sono i documenti che lo provano, che a Firenze in quei giorni, durante i lavori del concilio, intervenne una delegazione cinese, una delegazione diplomatica dell'impero cinese, che all'epoca era guidato dalla dinastia Ming. Questa delegazione cinese, giunta apposta dalla Cina, non partecipò ai lavori del concilio, no. Non gliene poteva fregare di meno ai cinesi del concilio ecumenico, parliamoci chiaro. I cinesi conferirono a porte chiuse con Cosimo il Vecchio dei Medici, Giorgio Gemisto Platone, Paolo dal Pozzo Toscanelli e pochi altri personaggi fidati. Paolo dal Pozzo Toscanelli, anche lui un grande iniziato, nonché un grande geografo, un grande matematico, un grande astronomo. Era stato Paolo dal Pozzo Toscanelli a mettere le mani sulla biblioteca di Giovanni De Cani da Montecatini, un personaggio che ha avuto una triste fine, che venne fatto condannare a rogo come eretico da Antonino Pierozzi, altro iniziato pitagonico, che di fatto lo fece fuori perché voleva impossessarsi dei suoi archivi, della sua biblioteca. Questo venne condannato più o meno ingiustamente e a oltre 80 anni di età venne trascinato in un processo. Fra l'altro era malato di polmonite, aveva la febbre alta, lo trascinarono in piazza, gli fecero un processo sommario e lo condannarono a rogo. Fu l'unico rogo della Firenze rinascimentale, a parte quello del Savonarola qualche anno dopo, ma fece molto clamore. Paolo dal Pozzo Toscanelli aveva acquisito dei documenti segreti, delle mappe geografiche segrete dall'archivio del Decani di Montecatini. Ma i cinesi che cosa portarono?
Di cosa parlarono? Non lo sappiamo perché non esiste un verbale di quelle riunioni, ma sappiamo che la Cina, fino a quegli anni, aveva avuto il dominio incontrastato dei mari e delle rotte oceaniche. La dinastia Ming aveva promosso, in particolare un imperatore, Zongle, aveva promosso la costruzione di una flotta oceanica portentosa. Aveva affidato il comando di questa flotta a un ammiraglio, Zheng He. Zheng He, che era stato un prigioniero di guerra, pensate, musulmano, di etnia cinese ma musulmano, catturato, e fra l'altro era stato castrato, era un eunuco. Era stato poi indirizzato verso gli studi della navigazione, verso l'arte del navigare, e era diventato talmente bravo ed esperto nella navigazione che si era meritato il titolo di ammiraglio della flotta imperiale. E Zheng He guidò una flotta che per oltre 20 anni ha raggiunto, come hanno dimostrato gli studi di Gavin Menzies, un grande ricercatore americano, ha raggiunto tutti i continenti del mondo. Ufficialmente, nei testi, diciamo, di storia ufficiale, questa flotta di Zheng He ha circumnavigato l'Africa, ha esplorato tutto l'Oceano Indiano, ha avviato commerci con l'Indonesia, con l'India, con tutti i paesi africani. In realtà sappiamo, da documenti che poi sono emersi, Gavin Menzies li cita e ne fornisce prova, che questa flotta con navi, erano chiamate le navi del tesoro, avevano oltre 300 metri di grandezza, un qualcosa di impressionante, avevano una serie di vele interminabili. Erano navi in confronto alle quali le caravelle di Colombo potevano essere le scialuppe di salvataggio. Queste navi sono arrivate in Australia, queste navi sono arrivate in America. Relitti di queste navi sono state trovate al largo della California con il loro carico prezioso di ceramiche Ming e di altre merci e mercanzie. Queste navi avevano fatto della Cina il paese dominante delle rotte oceaniche. La Cina aveva in mano il mondo in quel momento. Perché questa delegazione venne a Firenze? Non lo sappiamo. Ma sappiamo cosa è successo dopo. Quando questa delegazione tornò in patria, fra l'altro era morto nel frattempo l'imperatore Ming, era stato sostituito dal suo successore, il suo successore fece richiamare immediatamente in patria la flotta, la grande flotta, che è stata di Zheng He, che fra l'altro morì anche lui in quel momento, una morte misteriosa, molto probabilmente venne ucciso. La flotta venne richiamata in patria e le navi vennero distrutte. Ci fu l'ordine da parte del nuovo imperatore di distruggere una flotta oceanica che aveva fatto della Cina la dominatrice indiscussa e incontrastata dei mari. Una decisione inesplicabile. In realtà sappiamo che la Cina non rinunciò alla navigazione totalmente, ma che la navigazione venne proibita ai privati. Soltanto l'imperatore poteva controllare il commercio marittimo. Era una navigazione di Stato. Vennero precluse le rotte commerciali a potenziali navigatori privati. E la flotta cinese, distrutta e fortemente ridimensionata a poche unità, venne amministrata da particolari reparti militari costieri e di fatto tenuta spesso all'ancora, e la Cina non viaggiava più sui mari. Tutto questo dopo che questa delegazione a Firenze si incontrò con Cosimo de' Medici, Giorgio Gemisto Pletone, Paolo del Pozzo Toscanelli e altri esponenti dell'entourage mediceo. Era stata fatta una trattativa. La mia ipotesi, che io ho riportato nel mio libro I Minoici in America, le memorie di una civiltà perduta, è che la Cina abbia dato ai fiorentini
le rotte segrete per l'America. Abbia ceduto ai fiorentini il monopolio delle rotte per l'America. In cambio di che cosa? Non lo sappiamo. Non è stato ancora appurato. Ma la contropartita deve essere stata enorme per convincere la dinastia Ming a rinunciare al dominio dei mari, degli oceani. Piccola curiosità, poi ripasso la parola a Mauro. Abbiamo detto che il 4 luglio, come vedremo fra poco, che quella data, che quella mappa, indica un punto geografico. La città cinese di Shanhaiguan, che era il principale porto cinese sul Pacifico all'epoca, esiste ancora, è la città cinese dove la Grande Muraglia termina sulle coste dell'oceano. Piccola curiosità, dove finisce la Grande Muraglia? Proprio al termine della Grande Muraglia c'è una fortezza in perfetto stile fiorentino, sembra di vedere la fortezza da basso di Firenze, che è stata costruita nel 1442. E ripasso quindi la parola a Mauro per svelare piano piano la matassa di questi segreti. Sì, direi che condivido quello che hai appena detto, perché fa parte un po' del nostro percorso anche insieme. E, la cosa particolare è che questo Concilio di Firenze, ovviamente passato da Ferrara a Firenze, era nominalmente di carattere religioso, ma poi è diventato anche tutt'altro, insomma, quindi è diventata un'occasione per uno scambio di poteri, insomma, come dicevi tu, no? Però ecco, faccio una piccola notazione che mi sembra di averla già detta in altra occasione anche qui, però visto che parlavi di una flotta che ha percorso, solcato tutti i mari del mondo, due sono eventi che sono documentati. Uno è documentato per iscritto, e lo troviamo nella mappa di Fran Mauro, nel Sudafrica, dove molti pensavano che la mappa di Fran Mauro circolare di carattere omerico, con il fiume oceano che circonda i tre continenti, era soltanto così immaginario, e che il mondo tripartito era quello classico dei tre discendenti di Noè, Sem, Cam e Jafet, no? Però quando ci troviamo di fronte a un punto di quello che dovrebbe essere il Sudafrica, in una carta del 1459, che ti dice che qui nel 1400, anno del Signore 1420, è passata una nave cinese, una nave proveniente dalle Indie, dice, quindi dalla Cina ovviamente, è un documento di primario, non è quindi un documento indiretto. Un documento indiretto, ma anch'esso si può dire primario, è quello che invece esiste nella zona del Perù andino. Abbiamo nella zona del Perù andino, soprattutto nella zona del lago Titicaca, dove abbiamo ancora le feste del dragone. Le feste del dragone che richiamano ovviamente dei folclori asiatici, non dei folclori americani. Per di più abbiamo anche una genia di indios che hanno, come si può vedere ancora oggi, occhi mandorlati, occhi che probabilmente trovano una spiegazione in una discendenza forse ancora più lontana di quello che è stata diffusione delle navigazioni cinesi negli oceani. Come diceva Nicola, si parla addirittura dei minoici in America, quindi chi può dire che non sia stata fatta un'invasione, come in tutte le epoche ci sono state, anche da parte degli asiatici in America, perché le isole Eutine che si trovano fra l'Alaska e la penisola della Kamchatka nella Russia orientale, ci sono stati dei tempi nella storia geologica più che storia normale, che sono state all'asciutto e quindi potevano essere con dei corridoi anche di percorrenza. Comunque questo si fa molto indietro nel tempo. Però, tanto per capire che ci hanno raccontato anche un sacco di menzogne. Guarda Mauro, aggiungo un dettaglio. Ci sono delle cronache spagnole, i primi conquistadores che esplorarono e colonizzarono le coste pacifiche del Messico, la costa del Pacifico del Messico, e qui siamo ai primi del Cinquecento,
raccontarono di avere in varie occasioni visto lungo le coste delle navi cinesi che attraccavano e che avevano realizzato sulle coste messicane già da tempo dei piccoli empori commerciali, degli scali, nei quali commerciavano con le popolazioni indigene, probabilmente prendendo materie prime che gli servivano e dando in cambio ceramiche che sono state poi trovate in grande quantità, sia in Messico che in California. Quindi la Cina non aveva rinunciato a tutti gli effetti al monopolio dell'America, perché già ancora nel 500 le navi cinesi si spingevano sulle coste americane. E queste sono cronache spagnole del 500, nero su bianco. Però nessuno lo riporta nei libri ufficiali di storia. No, sappiamo di quello che abbiamo visto anche con Patrizia Licini, che abbiamo dei testi dove dicono che Vespucci è partito dalla Galicia, che in latino significa Galizia, e questi si ostinano a dire che Galicia sia un errore per Cadice. Se c'è scritto Galicia, la cosa più probabile è che sia partito dalla Galizia, insomma, no? E poi vedremo perché è partito davvero dalla Galizia, perché era un viaggio iniziato quello di Vespucci, non è stato solo un viaggio di scoperta, e ora lo scopriremo. Se mi fate vedere l'immagine successiva, quelle che abbiamo visto prima, che quindi diventano dei dettagli, tenete a memoria il fatto che siano 36 festoni, quindi 360 gradi, siamo di fronte a due punti particolari di questa volta, di questi festoni in pietra serena, lo faccio vedere ovviamente da vicino. Qui abbiamo invece di una fascia in un punto, cioè dove va a collocarsi il meridiano celeste fondamentale, nella parte, in una parte delle due opposta all'altra, con quattro nastri dorati invece che uno. Andiamo a quella successiva. Nella parte opposta invece troviamo, ora vedete, quello è un chiodone grosso, quindi è stato messo lì un'asta di ferro, però dietro quella ci sono tre fasce. Perché questo? Perché c'è una cosa fondamentale che dobbiamo scoprire nell'immagine successiva. Nell'immagine successiva abbiamo la spiegazione del perché. Perché? Nel centro siamo il 4 luglio, ma essendo la sfera celeste possibilmente adagiata sulla sfera terrestre, possiamo capire che quel luogo che appunto Nicola ha nominato come Shina Guan, che è ovviamente nella parte finale della muraglia cinese, come zona fortificata similmente a quella della fortezza d'Abbasso, troviamo dunque questo meridiano fondamentale, il polo nord spostato, vedete a destra in questa immagine, per dire che abbiamo una situazione in cui c'è già una espressione pittorica, in questo caso figurativa, del passaggio di data. Cioè siamo nella maggioranza del mondo nel 4 luglio, ma siamo nella piccola parte del mondo che vedete a destra ancora nel 3 luglio. Il 3 luglio, come oggi sappiamo, ovviamente, cioè la parte che è ancora indietro rispetto a noi, rispetto al continente euroasiatico e anche africano, non è altro che l'America. L'America e l'oceano da una parte invece era già passata la data in quel caso, perché la linea del cambiamento di data infatti si colloca ancora oggi nel pieno del Pacifico. Direte voi, ma la linea del cambiamento di data mica è stata stabilita nel 400, ma è così come non sono stabilite nel 400 le coordinate che oggi fanno capo a Greenwich, no? Quindi dallo zero fondamentale, meridiano fondamentale di Greenwich, poi si calcolano tutte le longitudini est per andare verso l'Europa, l'Asia, fino ad arrivare all'estremo oriente, e ovest per andare verso l'America. Però vedremo che anche lì ci sono delle cose un po' particolari che lasciano un pochino dubbiosi e anche sospettosi su quello che ci hanno raccontato, perché a mio avviso l'Ottocento, il secolo XIX, è stato un secolo di assoluta mistificazione. È stato il periodo in cui hanno cercato di tamponare il possibile da tamponare e hanno nascosto quello che era possibile nascondere. E hanno mistificato quello che era possibile mistificare. Però è una mia impressione questa. Questo mi fa capire che comunque c'è una conoscenza molto ampia a Firenze dell'astronomia, e qui c'è una collaborazione che può essere fatta soltanto con chi era l'astronomo di corte
di corte, cioè non è una corte ancora, non era una corte, era una signoria. La corte viene col Granduca, col Ducato e il Granducato nel 500, però io la chiamerei corte lo stesso perché i signori di Firenze avevano potere su tutti. E l'astronomo di corte era Paolo dal Pozzo Toscanelli, non c'è alcun dubbio su questo, e questo lo narra anche la storia ufficiale. Vi faccio una divagazione importante per farvi capire quant'è, anche se non ci sono immagini, per farvi capire quant'è importante, quanto è messa quasi in secondo piano la conoscenza astronomica fiorentina nella Medioevo, a partire dall'anno 1000-1100, perché abbiamo il Battistero di Firenze, che è un battistero antichissimo, alto medievale, che ha sul suo pavimento uno zodiaco con una scritta palindroma che dice addirittura, traducendolo in, per non tediarvi, insomma, anche su quelle che sono le edizioni volgari e quelle che possono essere le interpretazioni, in poche parole dice che io sole giro su me stesso e faccio girare intorno a me le orbite degli altri pianeti. Quindi, undicesimo secolo, com'è possibile? La rivoluzione copernicana, la rivoluzione elocentrica, qui è già scritta su un pavimento. E anche lì hanno cercato, in epoca abbastanza remota, di tamponare la falla della conoscenza. E allora, in epoca remota, hanno preso questo zodiaco che stava sotto il buco del battistero, perché non aveva la lanterna all'epoca, quindi il sole passava, si proiettava su questo zodiaco che si trovava in una certa posizione, l'hanno spostato totalmente, hanno messo la lanterna, quindi il sole non passava più, e quindi hanno cercato di nascondere anche questa conoscenza. La stessa cosa è avvenuta in una chiesa fiorentina che è collinare proprio nel limitare della vecchia città, che è San Miniato al Monte, una delle più importanti chiese fiorentine, dove solo 800 anni dopo la sua realizzazione è tornato fuori che una finestrella della parte sud della navata illumini nello zodiaco che sta al centro della navata il cancro in data 21 giugno, che è il solstizio d'estate. Prima del Gian Bologna, addirittura dall'abside della chiesa di San Miniato si proiettava sul segno del Capricorno il sole all'alba la mattina. Quindi anche lì il Gian Bologna è stato incaricato di fare un'edicola al centro della navata per chiudere questa possibilità di conoscenza astronomica. E chi più ne ha più ne metta, insomma, ecco, questo è importante sapere che sono situazioni che cercano di non farci capire le cose. Beh, però ora tornerei un attimino sulle immagini e arriverei al dunque della nostra ipotesi, che secondo me è un'ipotesi molto molto probabile, perché Sandra Marraghini l'ha sposata fin da subito, e in effetti secondo me è quella più probabile, che quindi poi in futuro ce lo faremo spiegare anche nel dettaglio. L'immagine successiva a questa è quella che riguarda, ecco qua, il sogno di Costantino. Sogno di Costantino fa parte della leggenda della Vera Croce, si trova nella chiesa di San Francesco ad Arezzo ed è opera di Piero della Francesca. Una notazione, visto che lo nomino per la prima volta Piero della Francesca. Francesca, perché della Francesca? E perché a Sandra Marraghini ha fatto questo titolo particolare, che è Piero della Terra Francesca, mettendo in gioco un gioco di parole per poter far capire alcune cose anche di provocazione, perché poi dice il sole sorge a Firenze e tramonta a New York. Ovviamente all'epoca non c'era New York, ma c'era solo Firenze. Perché qui abbiamo, in questo sogno di Costantino, a parte i dettagli che sono lunghi da dire, ci vorrebbe una conferenza solo su questo, abbiamo un cielo particolare su che è fatto in azzurrite e oro. Quindi Piero della Francesca aveva dimestichezza con l'uso di questi due elementi pittorici, di questi due elementi, materie prime per fare le pitture. Quindi c'è già un primo tassello che ci potrebbe far pensare che un pittore di grande qualità come Piero della Francesca, che poi ebbe le committenze da parte dei più grandi dell'epoca, dai Malatesta di Rimini fino ai Montefeltro di Urbino, insomma abbiamo avuto veramente delle committenze molto 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 antiche, e quindi questo è importante saperlo, perché era un pittore che ebbe veramente grande fama successivamente, morì quasi all'età di 90 anni,
e su questo c'è anche, sono anche delle cose particolari da dire. Bene, quindi questo è fondamentale capire che un primo tassello per dare una paternità a quel cielo ci potrebbe essere in Piero della Francesca. Bene, andiamo avanti sull'altra e quindi vedremo nel dettaglio. Bene, ecco, qui vediamo benissimo la qualità che è ancora rimasta integra o quasi, ci sono piccole soltanto sui gemelli, vedete c'è un pochino di aloni di umidità, ma il resto è rimasto direi integro. E vediamo appunto qui tutti i segni dello zodiaco che erano ovviamente vicini al cancro del 4 luglio, perché il sole si trova sul cancro, siamo in piena estate. Poi abbiamo il leone che prosegue e poi i gemelli invece di giugno, e andando indietro nel tempo abbiamo il toro di maggio, e poi se guardiamo la cupola andiamo ancora indietro all'ariete e via dicendo. Quella che vedete a quadrettini non è altro che la rappresentazione dell'eclittica su cui si poggia lo zodiaco, e poi a lambire l'eclittica nelle varie parti del cielo si intravede ad esempio l'orsa maggiore, e poi si potrebbe vedere l'orsa minore che qui in questo campo visivo non c'è. Poi abbiamo anche Orione con la sua cintura che sta sotto con quella clava in mano. Passo solo un attimo da Nicola, così alleggeriamo anche un po' sentivo delle interferenze, le alleggeriamo un attimo da te Mauro, passiamo a Nicola così e magari proviamo a isolare un po' il tuo audio. C'è qualche interferenza? Ci sono persone in strada, purtroppo in libreria ogni tanto passano anche per la movida. È giusto. Un po' affollata a quest'ora. Vai, dimmi, allora. Così ne approfittiamo. In un campo minato. Perché veramente questi sono dei segreti che hanno fatto di tutto per mantenere tali. E non è azzardato dire che ci sia stata una grande congiura per coprire delle pagine di storia che nelle intenzioni di qualcuno sarebbero dovute rimanere nascoste per sempre. Pagine di storia che, come vedremo fra poco, insomma, plausibilmente hanno portato al controllo da parte dei medici, ma non solo dei medici, di varie famiglie della Repubblica Fiorentina, perché all'epoca Firenze era ancora Repubblica, lo sarebbe stata fino a che poi sarebbe divenuto un ducato, ma i medici all'epoca non erano i monarchi, non erano ancora duchi, erano semplicemente la famiglia che a Firenze predominava, ma che doveva lottare con le unghie e con i denti per mantenere il proprio predominio. Erano una famiglia di banchieri, i medici lo sappiamo, una famiglia che gestiva le sorti economiche di mezza Europa. Il Banco dei Medici, creato da Gianni De Bicci, padre di Cosimo, aveva raggiunto filiali in tutta Europa, a Bruges, a Londra, a Milano dove oggi c'è il Teatro della Scala, prima c'era la Banca dei Medici. E era un potere enorme, un potere che i medici mediavano e condividevano anche con altre famiglie, chiaramente, famiglie che in certi momenti erano alleate del potere medicio e in certi momenti hanno anche tentato di rovesciarlo. Il caso dei pazzi è emblematico. I pazzi hanno collaborato con i medici dietro le quinte, in maniera segreta. E il fatto della presenza, come diceva Mauro, dello stemma dei pazzi nella sagrestia vecchia di San Lorenzo dice molto, pur non parlando. I pazzi sono noti per la congiura, per quella congiura che portò alla morte di Giuliano e che avrebbe dovuto vedere nelle loro intenzioni l'assassinio di entrambi i figli di Piero de' Medici, i nipoti di Cosimo il Vecchio. E intenzioni che avrebbero dovuto rovesciare definitivamente il potere medicio a Firenze e sostituirlo con un altro. Ma i pazzi non furono i mandanti di questa congiura. Io ho fatto tante ricerche sulla congiura dei pazzi. I pazzi non furono i mandanti. Il mandante fu
Sisto IV, uno dei papi peggiori della storia, uno dei papi più spregevoli, più nepotisti, più corrotti. Sisto IV fu il mandante della congiura. E chi furono gli altri attori della congiura? Gli altri attori furono Federico da Montefeltro, anche lui ex alleato di ferro dei Medici, che in un certo momento si allea. Lui, che era un pitagorico, era tutt'altro che un cristiano praticante, si va a alleare con il Papa. Poi Federico da Montefeltro in realtà si è chiamato fuori, in extremis, ma c'è stato impelagato fino al collo, come ha dimostrato Simonetta, un grande studioso storico che insegna a Parigi, che fra l'altro è discendente di Chicco Simonetta, il grande cancelliere del Ducato di Milano, alleato dei Medici. In quel momento sono successe cose molto strane, cose che non troverete nei libri di storia. Questi fatti sono stati ricostruiti da Sandra Marraghini, ma soprattutto da Bruna Rossi, che ha fatto un'opera esemplare. Veramente. Tutto porta a ipotizzare, come ci narrano anche dei quadri particolari, come la nascita di Venere del Botticelli, come la stessa Primavera del Botticelli, due quadri che erano gelosamente custoditi nella villa di Castello, che appartenevano al ramo cadetto dei Medici, a Lorenzo di Del Francesco, grande mentore di Amerigo Vespucci. Questi quadri rappresentano la partenza e l'arrivo oltreoceano. La nascita di Venere, e qui troviamo la conchiglia, la cappa santa, no? La conchiglia di San Jacques, che troviamo anche nella sagrestia vecchia di San Lorenzo e nella Cappella Pazzi, la stessa conchiglia. La nascita di Venere rappresenta la partenza di una flotta da Porto Venere. Porto Venere, che in quel momento era sotto il controllo mediceo, la partenza di una flotta che è documentata in quello che ufficialmente è solo un poema che Raffaello Gualterotti, un grande iniziato, un astronomo, un matematico, un alchimista, nonché poeta. Lui era l'astrologo di corte di 4 duchi e granduchi della Toscana. Lui è stato l'astrologo di corte e poeta di corte favorito di Cosimo I. Di Ferdinando, di Cosimo II, cioè scusate, di Cosimo I, di Francesco I, di Ferdinando e di Cosimo II, di 4 granduchi. E sotto il ducato di Cosimo II lui ha scritto un poema che lo ha pubblicato nel 1600. Proprio nel 1600 esatto, un poema che è ignoto ai più, che io presto ora ripubblicherò, perché è dagli anni 30 che non viene pubblicato, anzi vi dirò, è dalla fine dell'Ottocento che non viene pubblicato, non dagli anni 30. L'ultima edizione è stata questa, è stato pubblicato in appendice alla Sfera di Leonardo di Stagiodati, che è un altro poema astronomico meraviglioso. Poi c'è la nuova sfera di Fra Giovanni Tolosani da Colle e in appendice l'America di Raffaello Gualterotti. Questo poema contiene, come ha evidenziato Bruna Rossi nel suo libro, parla della spedizione segreta che portò il 4 luglio 1442 una flotta fiorentina ad approdare all'estuario del fiume San Lorenzo. Questo poema contiene i nomi delle 7 navi della flotta, i nomi dei comandanti delle 7 navi della flotta, i nomi delle famiglie che hanno finanziato questa spedizione. E vediamo che c'è la famiglia Pazzi,
e vediamo che ci sono le principali famiglie fiorentine, sia alleate dei Medici e alcune addirittura in opposizione formalmente ai Medici. Tutto questo è un poema destinato a restare a corte. Raffaello Gualterotti vuole dedicarlo a Cosimo II dei Medici, come a dire, io so, noi sappiamo, e questa è la storia nascosta, si può narrare solo in poesia, perché non c'è più consentito di narrarla pubblicamente. Perché nel 1492 certi segreti e certe rotte sono stati definitivamente strappati ai fiorentini, in realtà qualche anno prima, con il famoso viaggio di Lorenzo il Magnifico a Napoli. Dopo la congiura dei pazzi fu violenta la repressione, Lorenzo si incazzò, diciamolo chiaramente, non perdonò ai pazzi il tradimento, non lo perdonò al mandante della congiura, che era Papa Sisto IV. Venne giustiziato il vescovo di Pisa, che aveva partecipato alla congiura, ma il giustiziare questo vescovo portò a una guerra della Chiesa contro la Toscana. Furono invase alcune città toscane, ci furono varie battaglie, la Toscana venne assediata, la guerra non arrivò mai a Firenze perché Federico da Montefeltro, scusate, si smarcò, decise di uscire dal conflitto perché non se la sentì di invadere Firenze con le proprie truppe. La guerra era in una fase di stallo e Lorenzo il Magnifico a partecipare alla guerra c'era anche gli aragonesi. Napoli era sotto gli aragonesi, c'era Ferrante d'Aragona. Lorenzo il Magnifico si recò a Napoli. In teoria andò in casa del nemico, perché le truppe del Duca di Calabria, il fratello del re di Napoli, stavano assediando la Toscana. Lui si recò a Napoli, in un viaggio misterioso di cui pochi hanno capito il senso, stette diversi mesi a Napoli, e tornò a Firenze trionfante. Il regno di Napoli degli aragonesi uscì dalla guerra, si ritirò i propri eserciti, aveva avuto in cambio qualcosa. Da quel momento Lorenzo salvò Firenze, salvò la Toscana, ma dovette cedere un qualcosa che da quel momento in poi fu di proprietà della Chiesa e della Spagna. E Lorenzo morì avvelenato nel 1492. Pochi mesi dopo venne organizzato quel viaggio che doveva, è un po' come la missione Apollo, no? Cioè, era teatro. Il viaggio di Colombo è stato un teatro, una grande messa in scena. Per carità, è avvenuto il viaggio, ma Colombo sapeva dove andava. Dovevano certificare la scoperta di una terra che già conoscevano molto bene e che in realtà sulla quale avevano messo le mani ormai loro. Quella fu la certificazione del cambio di proprietà di certe rotte. Ma andiamo avanti col discorso di Mauro, che ora si farà sempre più interessante. Ecco, grazie Nicola. Scusa Mauro per prima, ma se ti abbiamo un po' interrotto, no, ma vedo che adesso è tornata la quiete. Si è tornata la pietra, è passato un gruppo di ragazze. Allora, torniamo alle nostre immagini, tanto dopo questa qui, ovviamente, come dicevo prima, vediamo benissimo che la posizione del Sole e della Luna in determinati punti delle costellazioni del cielo stellato danno sempre un'irripetibilità del tempo e dello spazio in cui l'osservazione è avvenuta. E questa è ovviamente inconfutabile che si trattasse di un'osservazione fatta in quella del Mar Giallo, dove la muraglia cinese appunto finisce il suo percorso. Ovviamente dico questo perché il punto del zenitale, cioè ovviamente quello che l'osservatore si trovava direttamente sopra la sua testa, era questa immagine di questa intera cupola, che ovviamente immaginariamente è una cupola rotonda, perché una visualità che ciascuno può avere è a livello circolare. Andiamo avanti per far vedere semplicemente due dettagli. Questo qui vediamo l'Auriga, un'altra costellazione, un'altra ancora avanti più dopo, così vedete la fattezza. Ecco, guardate questa qui, ecco, fermiamoci un attimino. Guardate l'immagine anche di questa e anche della precedente, benissimo. Vedete, allarga un pochino il volto,
Se vedete qui abbiamo un volto che è molto simile ai volti che poi Piero della Francesca farà nei suoi dipinti, che troverete anche in altri dipinti di Piero e in altri sia affreschi sia dipinti veri e propri. Bene, possiamo andare avanti, quindi ci sono anche altre testimonianze indirette che potrebbero portare a questo. Questa è la Medusa, ovviamente, e però andiamo avanti, soltanto per far vedere dei dettagli di grande qualità. Ecco. Qui abbiamo una persona che ha fatto uno studio al Kunst Institute. Bravissima, è una ricercatrice veramente straordinaria, Gabriele Blumenthal, che la saluto se ci ascolta e spero anche di averla nostra ospite, intendo invitarla in una futura trasmissione. Perché veramente, veramente mi ha dato il là per le ultime cose che non sapevo su questa struttura, dopo l'uscita del libro. E mi ha detto infatti che ha avuto contatti anche con te, quindi siete stati in contatto con Nicola. La cosa particolare è che dobbiamo, in base ai suoi studi, è venuto fuori che la chiesa attuale di San Lorenzo non è la chiesa originaria di carattere paleocristiano, consacrata da Sant'Ambrogio, Ambrogio, il vescovo milanese, nel IV secolo, è quella che vedete in alto a destra nella pianta, è una struttura molto più piccola, diciamo è una parte della navata centrale odierna, ma insomma si adagia in un tessuto ancora ben scarno dal punto di vista urbano, perché probabilmente c'era soltanto qualche borgo intorno alla vecchia città romana, ma nulla di più. Però il fatto che Sant'Ambrogio ci sia calato a Firenze, in una città periferica, in una città... diciamo che non aveva né arte né parte nell'alto medioevo, cioè tarda stampa reale e nemmeno nell'alto medioevo, è un sintomo di qualcosa che non ci hanno raccontato, insomma, no? Perché non è che una personalità come Ambrogio sia venuta a Firenze così per consacrare una pievuccia o una chiesa di campagna. Quindi importante è questo. Come vi dicevo, poi appunto le conoscenze sono venute fuori anche dalle testimonianze che vi ho già detto. Ma la cosa importante è che questa chiesa si trova attualmente, già anche allora, dove prima si trovavano delle strutture termali di origine romana. Strutture termali che sono tuttora presenti, ma non fatte vedere al pubblico, perché abbiamo nel cortile a fianco della scarsella, dove c'è la cupola della sagrestia vecchia, abbiamo quel grande pozzo che vedete in basso a destra, quel grandissimo pozzo. È un pozzo che per due terzi è all'esterno, quindi ci potevano attingere, ora è chiuso ovviamente in un cortile chiuso, però all'epoca della sua costruzione era aperto alla cittadinanza, quindi voleva dire che la cittadinanza poteva usufruire per due terzi del pozzo, mentre gli interni, quindi gli ecclesiastici o comunque chi occupava quella parte di territorio, di parte di edificio, usufruiva di un terzo del pozzo che invece è dentro la parete. Faccio una divagazione anche su questo perché con un altro collega mio, insomma, che ha pubblicato anche con me dei libri importanti, faccio riferimento al pozzo di Toscanelli. Guarda caso si ritorna a Paolo dal pozzo Toscanelli. E è un pozzo che era rimasto diciamo nell'incognito per circa sei secoli. L'abbiamo trovato, anzi l'ha trovato messo questo collega che ha fatto il libro con noi, nell'Oltrarno fiorentino, guarda caso andando a vedere qualche verso di Giovanni Boccaccio. Quale Giovanni Boccaccio dice, quindi testimonianza primaria e diretta, non indiretta, dice che io nacqui al Pozzo Toscanelli a Firenze. Quindi la questione di Certaldo anch'essa è un'invenzione ottocentesca, come lo sono invenzioni ottocentesche quelle delle case di Giotto, quelle delle case di Tizio, di Caio e di Sempronio. Sono tutte per dare un'ossatura di validità a quello che si stavano probabilmente inventando, perché abbiamo scoperto anche con altri che la casa di Giotto non è quella che c'è in Mugello, a Vespignano, ma è più, non voglio addentrarmi in questo, però ci sono tantissimi esempi di questo tipo. Tornando al discorso di Paolo al Pozzo Toscanelli, questi due versi di Boccaccio ci fecero poi intuire che in quella zona dove lui menziona come luogo di nascita, cioè via Toscanella, così si chiama ancora oggi, nell'Oltrarno fiorentino, e abbiamo trovato
tra il marciapiede e un immobile, una struttura di un grande pozzo a cisterna, che era più o meno come questo. Aveva una parte più ampia rivolta all'uso della cittadinanza, una parte più piccola rivolta all'interno. Questo per fare una divagazione, comunque si riallaccia sempre a Paolo dal Pozzo Toscanelli. Questo per far capire che qui abbiamo una ricchezza di acqua a Firenze che è molto molto importante e che non conosciamo tuttora. Tanto che questa ricchezza d'acqua, abbiamo trovato anche delle, con la Gabriel Blumenthal, abbiamo trovato dei, mi diceva, mi raccontava dei rabdomanti, come veniva la parola, che sono andati a provare il bastoncino da rabdomante sulla tomba di Cosimo il Vecchio, che si trova al centro della navata, fra i due transetti, quello, il cerchio che vedete nella chiesa sottostante a sinistra in basso, quel cerchio che vedete in mezzo alla navata, con, ecco, quello lì perfetto, quello lì, benissimo, quello al centro, quella è la tomba di Cosimo il Vecchio, sotto l'altar maggiore. E lì c'è una influenza terribile dal punto di vista della rabdomanzia di questa circolazione d'acqua, perché questo bastoncino cominciò a girare come se fosse una trottola. Quindi per testimoniare che la ricchezza d'acqua c'è. E infatti, se vedete lì, questo ingrandimento lasciamo un attimino qui, quello che vedete al limite un pochino estremo sinistro, dove c'è scritto Big Well, è scritto in inglese ovviamente perché ha scritto l'articolo in inglese da Gabriel, c'è questo pozzo che abbiamo visto in fotografia lì sulla destra. Mentre nella sacrestia vecchia, che vedete quella che è fatta un po' a raggiera, come se fosse una ruota, quella è la sacrestia vecchia, e la scarsella con i 4 metri di diametro di cupola col cielo affrescato è quella leggermente sulla sinistra. Penso che lo vediate, Small Well in Sacristy, c'è scritto qui con quell'altra freccetta che porta in questo piccolo locale quadrato accanto a quella ruota a raggiera, che poi è la sacrestia vecchia. Per far capire, e se si richiude un attimino l'immagine per vederla tutta, per far capire che anche in sacrestia vecchia c'era un piccolo pozzo, che vedete in quell'immagine invece in alto, che è fatto in pietra serena, che lì attingevano per gli usi della sacrestia e per gli usi della chiesa, per l'acqua benedetta o per quello che veniva utilizzato. Questo anche a testimonianza del fatto che in antichità, in epoca paleocristiana, ma anche molto medievale, i battesimi venivano fatti con immersione del corpo intero oppure parziale, comunque da adulti delle persone che venivano battezzate. E hanno scelto ovviamente una zona di battesimo che probabilmente è anteriore a quella del Battistero di Firenze, perché le terme romane qui esistenti potevano essere un luogo adatto anche per praticare i battesimi che poi ancora oggi gli ortodossi mi sembra che facciano per intero come facevano i paleocristiani. Non mi dilungherei molto su questo, però è importante, mi fa piacere citare la persona che ha fatto questa ricerca ulteriore per far capire anche l'origine e anche l'uso delle circolazioni idriche sotterranee, perché questa conoscenza non è attuale, la conoscenza di quanto influsso potesse avere le direttrici delle acque sotterranee lo conoscevano da tempi antichissimi. E questo è servito infatti per trovare la locazione giusta per la sepoltura sia di Giovanni di Bicci come capostipite della famiglia, sia di Cosimo il Vecchio, Pater Patria, che vedete nella prossima immagine, che è quella che è la fotografia fatta dall'alto. Quindi vedete qui c'è una struttura particolare che è fatta in marmi intarsiati, ma abbiamo anche al lato destro e sinistro e al lato in basso abbiamo tre grate che portano a reazione alla parte della cripta sottostante, e anche servivano ovviamente per non umidificare troppo gli ambienti, perché ovviamente è una zona ricca d'acqua. Andiamo avanti sulla prossima e ci addentriamo alla questione. Allora, abbiamo rammentato il 4 luglio. Ora torniamo al discorso che abbiamo fatto. Io da geografo ovviamente ho faticato a considerare questo dato, perché ovviamente ci insegnano e ci fanno il lavaggio del cervello con determinate cose, sia in ambito scolastico che universitario.
con questo non voglio dire che tutto sia da buttare là, alle ortiche, ma una buona parte sì, insomma, ecco, perché ovviamente ci sono delle mistificazioni che non è possibile accettare. Abbiamo due località al mondo che vedete in quella carta in alto a destra, che sono Cape Cod e Santiago de Compostela. Torniamo alla data nostra. La data nostra è luglio 1442. Tralasciamo un attimino il 4 del giorno, ma è luglio 1442. L'intuizione che ha avuto Sandra, e poi ovviamente è stata dimostrata da tanti eventi che sono veramente a cascata, sono venuti dopo e non c'è stato bisogno di fare ricerche, è che si potesse rappresentare il mese come lo rappresentiamo oggi, con il 7, il luglio, e il 42 con l'anno, senza metterci il 14 davanti, come usiamo oggi. Quindi fa pensare un qualcosa di particolare. Allora, prima di tutto abbiamo Palazzo Medici, nella sua versione originaria, che vedete in alto a sinistra, che è di misurazione 42 braccia fiorentine d'altezza e 70 braccia fiorentine di base. Direte voi 70, non 7, allora non torna. No, allora intanto ripensate ai festoni che vi ho fatto vedere della scarsella e del cielo stellato. Festoni che rappresentano 36 fusi, ma possono rappresentare anche 360 gradi, quindi possono essere rappresentati sia come unità sia come decine. Quindi il 7 e 70 se la giocano un pochino in questa maniera. E poi la cosa strana che proprio mi è saltata all'occhio dopo da geografo, e dico, ma com'è possibile? C'è qualcosa che non mi torna. Perché mettono queste conchiglie di San Giacomo? E San Giacomo, la sepoltura ce l'ha a Santiago de Compostela. E a Santiago de Compostela, vediamo un po', che coordinate ha Santiago de Compostela? 7 ovest e 42 nord. E allora dice che c'è qualcosa che non torna. Allora la Venere di Botticelli, la nascita di Venere, che ha a che fare con Cipro? Ma che è Cipro qui? Qui siamo di fronte a un qualcosa di simbolico, di assolutamente esoterico, così come la primavera che ha menzionato Nicola. Siamo di fronte alla nascita di un qualcosa che è vergine, di un nuovo mondo che è vergine. Simbolicamente, la partenza avvenuta da Porto Venere, come diceva Nicola, secondo questo poema, ma anche l'approdo di questa figura che vedete, che è Venere, arriva sulle coste per essere coperta da un drappo che vedete bene, se può ingrandire un attimino sul drappo che porta l'ancella, perché lì è importante vedere questo dato. L'abbiamo provato a vedere. Allora, vedete, questo è un mantello, va bene? Considerato un mantello che lei vuole dare a Venere per vestirsi. Ma lo vedete che il colletto, quello che potrebbe essere il colletto, che è subito dopo la mano sinistra dell'ancella, è retto da una mano e l'altra mano invece va su una parte del mantello che non ha nessun ragione d'essere per vestire una persona. Se si vuole vestire una persona, si prende le due estremi del colletto e gli si mette addosso. Quindi, questo, ci sono due riferimenti a questa immagine che potrebbero avere una grande importanza. Uno è il mito antico che parla di Zeus Ectonia, quindi il mito di rivestire la terra con un mantello che poi ha dato origine ai fiumi, ai laghi, ai monti, alle pianure, ai mari, a quello che era, perché era una terra ovviamente vergine, una terra che non aveva assolutamente forma. E quindi questo potrebbe richiamare la vestizione dell'America con un qualcosa che viene dal vecchio mondo, cioè il nuovo mondo deve essere colonizzato, deve essere in qualche modo considerato parte del vecchio mondo, anche per giustificare il fatto che non esisteva un quarto discendente di Noè. Quindi hanno cercato di fare in modo che questo fosse la possibilità per arrivare allo sterminio anche delle popolazioni locali, perché considerate animali, non erano considerate persone umane. Ma l'altra cosa importante è il fatto che la parte superiore del mantello, la parte che è corretto soltanto da una mano, l'altra invece lasciata andare,
Se si fa una un ribaltamento con, anche con Photoshop, quindi un ribaltamento orizzontale, vediamo che potrebbe corrispondere perfettamente all'immagine del Golfo del Messico e far sì che quello che fa vedere in alto con quella particolare di quella mano destra dell'ancella che si vede un occhiello, ne fa quasi un occhiello, in proporzione corrisponderebbe circa al 40-45 grado nord se si fa una proporzione matematica. Tornando un attimino all'immagine intera, ecco, vediamo quindi che all'opposto perfetto di Santiago de Compostela, cioè a 42 nord, ma invece che a 7, a 70, abbiamo quello che in basso a sinistra vedete, Cape Cod, ovvero la zona dove sono arrivati i primi coloni inglesi, in questo caso ovviamente, no? I primi padri pellegrini, quelli che sono sbarcati con la Mayflower, che poi ha dato origine alla prima città degli Stati Uniti, a Boston e poi tutte le altre colonie che hanno immesso in America. Ma vi ho domandato una cosa strana: se voi guardate la carta anche su Google Maps, la carta della costa americana, non ha ragione d'essere quel ricciolo fatto così sabbioso, non è montuoso, quindi è una zona assolutamente che con le tempeste oceaniche non ha nulla che di, insomma, di particolarmente attinente, però su questo non è dato sapere la conformazione perché abbia questa particolarità sia geologica che geografica. Ma a noi interessa il fatto che proprio l'unico punto della costa americana dove abbiamo un ricciolo che si infila nell'oceano di questa fattezza si trova esattamente in corrispondenza del solito parallelo di Santiago de Compostela, la quale Santiago de Compostela, appunto, come diceva anche Nicola, abbiamo la conchiglia di San Giacomo, Caposanta, che è rappresentata nella Venere del Botticelli, come è rappresentata anche nelle quattro vele del cielo di San Lorenzo e del cielo della Cappella dei Pazzi. Nulla ci vieta a pensare, e secondo alcune testimonianze indirettissime, quindi non ci possiamo addentrare in questo, però nulla ci vieta a pensare che essendoci questa consorteria di famiglie fiorentine, rappresentata anche nella sacrestia vecchia di San Lorenzo, avessero anche altre la loro cupola con il cielo del 1440. Qualcosa stiamo ancora indagando, ma qualcosa potrebbe venire fuori. Sì. Quindi, allora, torniamo a noi. 7:42. Allora, che vuol dire? Vuol dire che il meridiano di Greenwich non è stato fissato nel 1800? È stato forse fissato prima? No, è fissato ufficialmente a fine dell'Ottocento. Però abbiamo, che il geografo ha studiato, che ci sono state nelle epoche varie spostamenti del meridiano fondamentale. C'è stato un momento in cui era costituito dal punto di incontro con le isole Canarie, che si chiamavano isole Fortunato, le isole del Ferro, perché erano isole che erano l'ultimo avamposto prima dell'oceano sconosciuto, tra virgolette sconosciuto, ma abbiamo capito che non era così sconosciuto, anche perché i Fenici avevano fatto il periplo dell'Africa con Annone e con Pitea che era andato in Islanda, quindi se già i Fenici nei secoli prima di Cristo c'erano andati, non è così impensabile che si potesse fare un viaggio oceanico. Poi c'era stato il meridiano di Gerusalemme, oppure, che ne so, i cinesi avevano un altro meridiano e tanti altri. Quindi, mentre i paralleli sono quelli che sono, perché l'equatore non si può cambiare con altri, perché il cerchio massimo della Terra, se si intende la Terra sferica, ovviamente, e ovviamente il polo nord e il polo sud sono il cerchio minimo, perché diventano puntiformi, ovviamente. Mentre i meridiani sono tutti uguali, perché passano per i poli e intersecano l'equatore ovunque. Ma chi lo dà a pensare che ci sia stato un tempo che casomai abbia avuto la sua funzione, il meridiano di Greenwich attuale, che forse non era perché passava da Greenwich, ma perché passava forse da un'altra località importante, sia dell'Europa o probabilmente del Nord Africa, non lo so, questo non mi dà da sapere, però abbiamo trovato tante di quelle corrispondenze che sembra quasi impossibile che questo non possa essere accaduto. Tanto che, come ho detto prima anche, Amerigo Vespucci,
detto nella cosmografia introductio, che è documento originale del 1507, quando Vespucci era ancora in vita, il quale ha, come abbiamo fatto con, visto con Patrizia Licini a fine anno scorso, ha un imprimatur del Papa, dell'imperatore e del re di Lotaringia, e dice che in ben tre volte, un errore ci può stare, due ci può stare, ma tre mi sembrano un po' possibili, no? Parte dalla Galizia, e Santiago de Compostela è in Galizia, nella regione più a nord-ovest della Spagna, quella che è a nord del Portogallo, e l'avamposto più settentrionale, più occidentale del continente europeo. Quindi, già lì, e poi un altro fatto, Guicciardini, nella Storia d'Italia, nel 17° libro, dice che nel 1497, poco guarda caso, proprio quando Vespucci parte per il primo viaggio per le Americhe, Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, era il suo patron del suo banco medicio, era in Galizia. Lo dice qui Guicciardini, quindi un'altra fonte particolare primaria dell'epoca. Quindi ci sono delle cose che non tornano dal punto di vista ufficiale. A me tornano bene, però non tornano bene dal punto di vista ufficiale. Quindi questa è importante, questa disamina, ma è una cosa particolare perché ci siamo addentrati anche su una questione che ha dato il sottotitolo al libro del Sandra, che è quella Il sole sorge a New York, a Firenze e tramonta a New York. Perché se uno sta a New York e fine primavera, inizio estate, si vede per ben due volte un fenomeno straordinario che chiamano Manhattan Henge, che è stato fatto sulla stregua di Stonehenge, no? Perché lo chiamano il solstizio di Manhattan. Ci sono dei giorni prossimi al solstizio in cui il sole sorge perfettamente in linea con la 42esima strada, ma dove? All'intersezione con la settima strada, 7:42. Quindi abbiamo delle reminiscenze antiche, ma anche delle reminiscenze attuali e moderne che tuttora si verificano. Questa è voluta. Appunto, è voluta dagli architetti, da chi ha realizzato il piano regolatore di New York, perché vogliono tramandare quella data, quei numeri. E infatti volevo darti l'assist in questo caso, perché so che in questo tu sei un asso, però ecco, volevo far presente che ovviamente le città americane, soprattutto il 4 luglio 1776, non è una data a caso che è stata scelta, perché anche questa si rifaceva a un giorno, a un mese particolare della storia dell'America, e quindi hanno scelto una data particolare in questo senso. E poi l'ultima cosa, e poi passo la parola a Nicola, sappiate che le città americane, quelle storiche, ovviamente storiche per quanto si può dire, perché si parla di 300 anni massimo, hanno degli impianti urbanistici particolarissimi, che hanno riferimenti a simbologie, geometrie sacre, geometrie particolari, che si rifanno a un ben preciso progetto che ora Nicola vorrei spiegasse prima di passare all'ultima parte, che in un 10 minuti penso di concludere. No, sarò breve, ma questo va detto. Gli Stati Uniti, lo sappiamo, sono stati una nazione creata da società segrete, con un preciso scopo. Si parla sempre della massoneria, ma la massoneria non è stata l'unica, non ha avuto l'esclusiva per la creazione degli Stati Uniti. È vero, sì, che oltre l'80% dei padri costituenti erano liberi muratori, ma molti di loro appartenevano anche ad altri contesti. La pianta di Washington con la luce delle ricerche che recentemente ha pubblicato Butler, che è un grande studioso inglese, anche sulla base delle ricerche di Robert Lomas, che cito spesso, la pianta di Washington di massonico ha sì e no un 20%, e tutto il resto appartiene ad altri contesti segreti, anche le usini. Le date dell'indipendenza americana, le date della Constitution Week, sono tutte date simboliche che avrebbero potuto benissimo prendere un altro giorno, lo stesso 4 luglio. Il 4 luglio di fatto non è successo niente. Poteva essere il 5, poteva essere il 3, poteva essere il 2, poteva essere l'8. No,
hanno scelto il 4 luglio per un motivo particolare, come per esempio la Constitution Week, che è stata istituita negli anni 90, di fatto, prima non era festa, praticamente una festa di una settimana per celebrare la stesura della Costituzione. Ma pochi sanno che i padri costituenti, quelli che si riunirono nel congresso per scrivere la Costituzione, stettero formalmente diversi mesi al lavoro, diversi mesi che poi non erano necessari, perché va bene mettersi d'accordo fra tutte le varie province del New England, non era cosa facile, però da marzo a settembre mi sembra un periodo un po' eccessivo. Ma poi, se andiamo a spulciare le date, vediamo che i lavori per la stesura della Costituzione vengono fatti iniziare formalmente in coincidenza con i piccoli misteri di Eleusi di primavera, e finiscono esattamente in concomitanza con la conclusione dei grandi misteri in autunno, a settembre. Sono date calcolate, come il grande obelisco di Washington è un monumento eleusino nelle misure e nelle dimensioni. Io questo lo accenno in parte nel mio libro Minoici in America, ma lo approfondirò in altri saggi successivi, perché sto scrivendo un libro intitolato da Eleusi a Washington DC, che spero di riuscire a pubblicare entro maggio-giugno, e porto della roba sconvolgente, insomma, dimostrazioni di come tutto è simbolico là. Tutto è simbolico e certe date vengono tramandate da secoli e sono state poi utilizzate nelle simbologie della rivoluzione americana, dell'indipendenza, ma in realtà non sono date con significati massonici, ma appartengono ad altre tradizioni segrete, come l'architetto, quello che ha realizzato la pianta di Washington, L'Enfant, che era francese, lui non era massone, lui era un eleusino, e cosa molto curiosa, lui dava ordini, comandava a bacchetta George Washington. Io ho tutto il carteggio, ho letto tutta la corrispondenza. Lui poi venne estromesso per forza dai lavori, perché andava a contrastare tutte le commissioni operative, voleva agire in testa sua e realizzare il progetto che aveva pensato, e lui si scontrò con i progetti massonici, perché alla fine non si trovavano d'accordo, volevano un impianto massonico e un impianto che apparteneva ad altre scuole, e l'Enfant si arrabbiava e protestava con Washington si prostrava al suo cospetto, lo venerava come se fosse un suo superiore, e probabilmente lo era, e Washington era un 33° grado del rito scozzese, cioè non è che fosse un... Eppure vedeva in Pierre L'Enfant questo oscuro geometra, neanche architetto, era francese, che era venuto insieme a Lafayette in America, come un suo superiore, come una persona con un bagaglio di conoscenze iniziatiche molto più ragguardevoli delle sue. C'è tutto un mondo nascosto in queste simbologie. Io pubblicherò presto questo lavoro, perché è fantastica questa storia e si collega con quello che diciamo stasera. Assolutamente. Mauro, ti lascio la conclusione. Sì, intanto in 10 minuti penso di concludere velocemente. Allora, l'immagine successiva che ci parte verso la fine del discorso, questa è... Ho fatto di nuovo il sogno di Costantino con un zoom sul cielo che vedete stellato. Qui abbiamo ovviamente un cielo studiato da Pier della Francesca, che richiama il 27 ottobre 1312 della battaglia di Ponte Milvio. Ovviamente un cielo anche questo che dà una temporalità, ma non dà uno spazio, perché non c'è il sole e la luna, quindi non siamo certi il punto dove sia. Ovviamente c'è la data, che quindi rappresenta poi il Costantino che sogna, quindi ovviamente viene dato anche uno spazio, in questo caso indirettamente e non direttamente dal cielo.
Andiamo alla prossima. E, ecco, ora siamo alla flagellazione di Piero. Questo è uno studio che ha fatto Sandra Merraghini, ma che mi ha trovato completamente in accordo, perché la regola principe dell'universo è la regola della spirale logaritmica. Ogni cosa nella nostra vita, ogni cosa nella vita dell'universo si muove e si forma secondo la spirale logaritmica. A rifarsi dal Nautilus fino ai turbini del vento, fino alle perturbazioni, fino ad arrivare ai movimenti della galassia e delle orbite e tutto quello che c'è. Nel piccolo di questo quadro, che è un quadretto piccolo ma molto importante, ne abbiamo già accennato mi pare una volta, però qui vorrei arrivare a un altro discorso, abbiamo uno studio di Sandra che riporta la spirale logaritmica partendo da questa sfera che tiene in mano il Sole Invictus Apollo sulla colonna che sta sopra il Cristo flagellato. Ma la particolarità di questa spirale è che lo vedremo nelle immagini successive, perché ha una particolarità che non è visibile di prima acchito. Qui vedete nell'immagine con le orbite dei pianeti, che sono ovviamente visibili a destra, ma vedete anche i pianeti in quella spirale che si trovano nell'immagine di sinistra, che partono sempre in lungo la spirale logaritmica che Sandra ha trovato nella flagellazione e che corrispondono a determinati pianeti. Vedremo nell'immagine successiva come viene portata questa spiegazione. Allora, qui abbiamo una particolare scena che è una scena impossibile, perché abbiamo una scena del 33 dopo Cristo, cioè la flagellazione di Cristo prima della crocifissione, e abbiamo una scena del 400 con indumenti del 400 nei signori che sono in primo piano. La flagellazione potrebbe mettere in primo piano Cristo, dovrebbe mettere in primo piano tre personaggi anonimi che sono sulla destra, no? Quindi siamo di fronte a una scena che sembra senza senso. Poi abbiamo una scena al chiuso appunto sempre nel primo secolo dopo Cristo, una scena all'aperto invece che riguarda il 400. Quindi sembra quasi un qualcosa che non ha un riferimento specifico dal punto di vista spazio-temporale. Perché? Perché questo è un riferimento simbolico. Se voi guardate, abbiamo un Cristo flagellato accanto a una colonna di flagellazione che ha sopra di sé il Sole Invictus, un'icona pagana. Quindi abbiamo una commistione di paganesimo e cristianesimo, che pare strana. E questa sfera che è in mano al Sole Invictus illumina uno solo dei soffitti che stanno sovrastanti a questa sala interna. Come a dire, il Sole Invictus, il sole è quello che illumina, non è Cristo. Per di più abbiamo un Cristo che viene toccato da un flagellatore, che in storia dell'arte non esiste in nessun'altra parte. È toccato da un flagellatore quasi a dire: tu che mi osservi, sto a dire che io sono vicino al sole. Se io sto vicino al sole, l'altro flagellatore mi dà le spalle a chi osserva il quadro, e poi c'è un altro ancora in osservazione che dà ancora le spalle. Se lo mettiamo sotto il punto di vista astronomico, vediamo benissimo che se lo ribaltiamo troviamo i pianeti interni, che già in antichità venivano considerati quelli che sono scritti appunto fra la Terra e il Sole, cioè quindi Mercurio e Venere fra la Terra e il Sole, poi la Luna come satellite della Terra e la Terra stessa. La Terra che sta a guardare, l'osservatrice. La Terra è l'osservatrice di Ponzio Pilato in questo caso. Ma la cosa particolare, il flagellatore che sta di spalle e l'altro ci rivolgono una faccia, così come il Venere e la Luna ci rivolgono sempre la solita faccia. E ci rivolgono la faccia nascosta, come a dire che dall'altra parte c'è la vera faccia della Luna e la vera faccia di Venere. Che di qua vediamo qualcosa che non è quello reale. Oltretutto, quello di spalle più vicino a noi ha una veste monocromatica che assomiglia proprio ai colori lunari. Oltretutto, i pianeti esterni, considerati pianeti esterni, stanno fuori appunto, sono all'esterno della scena e stanno a presentare i pianeti che stanno al di fuori del sistema oltre la Terra, Marte, Giove e Saturno, almeno quelli conosciuti finora. È un'interpretazione che appunto vorrei che spiegasse Sandra in un collegamento, in una puntata futura, perché su questo ci ha lavorato veramente tanto.
Però questo per dare intanto già una pillola di quello che è stata la sua intuizione, corroborata anche da calcoli matematici. Andiamo avanti. Abbiamo poi un particolare. Quei tre personaggi si trova di fronte a un personaggio che ha una veste, un broccato di azzurro e oro. Piero della Francesca, azzurro e oro, un altro richiamo a un qualcosa che abbiamo detto prima. A un qualcosa che abbiamo detto prima, che addirittura ha una particolarità di posizione delle mani che reggono una scarsella. La scarsella era una borsa che portava, dove i ricchi dell'epoca portavano il denaro. Quindi abbiamo anche un riferimento nominativo. La scarsella, come la scarsella in architettura, è una parte aggettante di un edificio architettonico. In questo caso la scarsella dove c'è la cupola di 4 metri di diametro che abbiamo visto finora. Quindi un altro richiamo che ci fa pensare ancora di più che l'autore di quel grande dipinto non possa essere altro che Piero della Francesca. Un'altra ancora? Ecco, qui siamo di fronte a una particolarità. Queste sono le ultime particolarità della serata. Come al solito do delle pillole finali. Allora, qui abbiamo un dragone, no? Il dragone con la costellazione relativa, bocca aperta, e siamo di fronte al 3. Se vi rammentate, senza tornare indietro, comunque se avete visto quell'immagine che ho fatto vedere a metà con l'intero cielo che diceva l'Oceania a sinistra e l'America a destra, con al centro poi tutto il resto della Terra, e l'America a destra si trova proprio qua, al 3, perché in America c'è ancora il 3, e il 3 luglio, perché ancora il 4 non è arrivato. Ma siamo di fronte, dal punto di vista delle coordinate della sfera celeste, se posizionate sulla sfera terrestre, siamo di fronte a un luogo particolare. Andiamo avanti. Che non è altro che la foce del San Lorenzo, che sembra proprio la bocca del dragone. La foce con le isole che poi sono di fuori, che sembrano quasi il fuoco che viene sputato dal drago di solito. Ma la particolarità che ci fa pensare e che ci fa vedere un'altra menzogna storico-geografica è l'esistenza attuale del Capo di Bonaventura. In zona francofona si chiama Cap de Bonaventure, non so come si pronuncia, il de Bonaventure. Tuttora, siamo nel 2024, ci sono ancora, andiamo avanti. Siamo in America settentrionale, nord-orientale. Ecco, qui siamo di fronte a quello spezzone della carta del Waldseemüller che, se la osserviamo bene, l'America del Nord, ovviamente stilizzata nella parte occidentale, ma ben conosciuta nella parte orientale già nel 1507, perché ci sono vari toponimi. Ma particolarmente interessante è il toponimo che troviamo tra il 40° e il 50° parallelo, che si chiama Caput de Bonaventura. Siamo nel 1507. Se nel 1507 c'è già un toponimo di un luogo in America settentrionale, ed è un luogo che ufficialmente la storia e i geografi fanno risalire all'impresa di Jacques Cartier del 1534, vuol dire che 30 anni prima c'erano già persone, insediamenti e commerci, probabilmente, in quella zona, che arrivavano addirittura, come vedete, oltre il 50° parallelo. È una carta ovviamente che ha un riferimento anche in questi climi che vedete in alto lì nella parte di arco di cerchio, che vedete 30, 40, 50, 60 fino ad andare fino a oltre. Quindi è importante capire che anche queste piccolezze ci fanno intendere che ci hanno raccontato menzogne nel piccolo e ci hanno raccontato menzogne nel grande, sia nella parte filosofica che macroscopica. Dimmi. La riprova l'abbiamo nelle mappe di Magellano. Assolutamente. Magellano, che navigava per conto degli inglesi, lui nella prima metà del Cinquecento ebbe l'incarico di esplorare e mappare i territori dell'attuale nord degli Stati Uniti e del Canada occidentale, soprattutto l'area del Golfo del San Lorenzo. Magellano fece realizzare delle mappe, le realizzò di persona, insomma, navigando. E queste mappe non solo sono piene di toponimi toscani, curiosamente. Scusami, Nicola, Verrazzano volevi dire?
Verrazzano, no, scusate il lapsus dovuto alla stanchezza, Verrazzano. Di cui ricorre proprio quest'anno il centenario della scoperta della baia di Hudson. Giovanni da Verrazzano, sì. E le sue mappe sono piene, fra l'altro, di curiosità, perché sulla costa lui spesso indica termini come fortezza normanna, castello templare, ma ripetutamente, ovunque, e indica tanti centri abitati con toponimi toscani e fiorentini. E questa è una grossa curiosità incredibile. Allora, lui stava esplorando in teoria quelle zone per la prima volta, zone selvagge abitate da tribù di algonchini. E allora cosa ci facevano castelli templari, torri normanne e toponimi tipicamente fiorentini e toscani? Lascio a voi le conclusioni. Tanto che nella zona di Cape Cod hanno riprodotto la Torre del Mangia, quindi voglio dire, hanno riprodotto anche degli edifici toscani. Comunque, non andiamo nel dettaglio, ma voglio concludere questa serata con l'ultima due immagini, ma come sono una attaccata all'altra dal punto di vista simbolico, che riguardano una particolare dipinto, che è la Madonna della Misericordia di Ghirlandaio, che è nella chiesa di Ogni Santi qui a Firenze. E qui vediamo ovviamente una particolarità di una Madonna che tiene al di sotto del suo manto, a protezione, alla sua destra la parte maschile, con il nonno che si chiamava Amerigo Vespucci, che io sono convinto che sia stato il vero riscopritore dell'America, non scopritore, ma riscopritore, anche secondo quello che ha detto Nicola, ovviamente perché l'America non è stata scoperta nel 400. Vabbè, riscopritore era il comandante di quella flotta che è partita a Porto Venere, dai, diciamolo chiaramente, anche perché si chiamava Amerigo Vespucci, quindi ovviamente il caso d'omonimia può aver creato anche dei problemi storici anche a coloro che si sono occupati di storia ufficiale. E a destra, a sinistra invece, alla sua sinistra, la Madonna ha sotto di sé le donne della famiglia Vespucci. Ora non mi addentro ai singoli personaggi, però l'unico personaggio che vorrei fare riferimento è quello in alto, piccolino, che tira sul mantello, che secondo l'anno in cui è stato realizzato il dipinto da Ghirlandaio nella chiesa di Ogni Santi, l'unico che poteva avere quell'età a fare la versione dell'angioletto potrebbe essere Amerigo Vespucci il giovane, cioè il nipote di quello che è di spalle davanti alla Madonna. Andiamo avanti all'ultima slide, così chiudiamo poi la serata con le ultime considerazioni. Qui abbiamo un riferimento a due studiosi che hanno fatto una ricerca particolare su questo dipinto e sulla carta del Waldseemüller, che sono Diego Baratono e Claudio Piani, che mi veniva il nome, che hanno trovato un'esatta corrispondenza non solamente in proporzione ma anche in dimensione della Madonna del Ghirlandaio con la carta del Waldseemüller. Le solite dimensioni. E guarda caso, dove Amerigo Vespucci, il giovane piccolino, tira sul manto, sta a dire che tira sul manto dove oggi, dove nella carta del Waldseemüller esiste l'America. Cioè, in quella parte lì dove sta la parte maschile della famiglia, il nonno in primo piano, che quindi lui è un richiamo indiretto, ma un richiamo abbastanza plateale, al fatto che la famiglia Vespucci si è messa in gioco per poter dare i natali a questo nuovo mondo, e Amerigo Vespucci il giovane, che è dato quella che ha dato il suggello finale a fine del 400, inizi del 500, che tira su il manto. Ultima curiosità è che ora non ce l'ho qui in immagine, ma casomai lo vedremo in un'altra volta. I Vespucci furono poi messi un po' al bando all'inizio del 500 dalla famiglia Medici, poi che andò al potere dopo il ramo di Lorenzo il Magnifico e quello del Popolano. E fino a che non arrivò al potere mi sembra Francesco I, ora non mi ricordo esattamente le date, ma insomma, ecco, non mi ricordo esattamente, ma c'era già in epoca granducale, nel 1592, Nicola, che c'era? Francesco I o Ferdinando? Ora, questo non me lo ricordo. 1592? Comunque, uno dei due, non mi ricordo chi ora esattamente siano, ma... Però, ecco, mi ricordo, è importante questo, che fu fatta dalla... Francesco I era morto, e
era morto anche Ferdinando nel 92, c'era Cosimo II. Era già Cosimo II? Eh sì. Mi sembra fosse ancora... Vabbè, niente, non mi ricordavo esattamente il Granduca, però è in epoca granducale che fu fatta la riabilitazione di Vespucci, tanto che fu fatta una raccolta di stampe che venne chiamata America Eretectio, che avremo modo di analizzare in un'altra sede, in un altro momento, ma che riabilitò in occasione del centenario colombiano, riabilitarono la figura di Vespucci per far tornare Firenze, ormai decaduta dal punto di vista del teatro, del palcoscenico mondiale, almeno dal punto di vista storico, di riabilitare la figura di Vespucci, perché nella sala delle carte geografiche di Palazzo Vecchio, che fu realizzata da Ignazio Danti e Stefano Bonsignori, su commissione del Granduca, nelle 7 carte che riguardano il Nuovo Mondo non ci fece scrivere niente riferita a America, ma un Nuova Spagna o cartigli vuoti. Quindi direi questo qui è testimonianza che in ogni epoca storica ci sono state delle mistificazioni della realtà e quindi ancora oggi ne viviamo di queste. Direi che 2 ore sono volate, più di 2.200 persone raggiunte contemporaneamente e ce ne sono 2.000 tra le piattaforme ora che siamo sul finire. Voglio ringraziare per la passione e l'entusiasmo sia Mauro che Nicola. Io questa sera sono stato più che altro spettatore perché rimango veramente rapito da tutti i puntini che si riescono a unire, di tematiche che avevamo già trattato su questo canale, ma che ogni volta lì è veramente una pistola fumante. Quel che poi sono gli Stati Uniti, quel che è accaduto nel nostro paese va a condizionare l'attualità e i giorni che stiamo vivendo si possono capire e acquisiscono senso solo se portiamo queste nuove teorie che ovviamente il mainstream non gradisce, però solo così riesco a dare un senso a tutto quanto. Non so se a casa i nostri amici la pensino in questo modo. Andrei diretto sugli eventi perché stiamo per arrivare proprio in terra di Toscana, mentre ringrazio tutte le persone che hanno partecipato al webinar sabato. Possono comunque recuperarlo e venire agli Open Day, agli eventi di marzo della sede, ma noi andremo a Prato il 16 marzo, vi dico un po' di nomi: Bizzi, Ricci, Susie Bledi, Borghini, Matteo Giorgioni, Savio, questi sono solo alcuni dei nomi che ci raggiungeranno a Prato. Mauro, Ivo Mauro Marrani, così. Così, guarda, ne approfitto per conoscerti personalmente, anche se poi voglio fare qualcosa anche in libreria da te assolutamente. E poi il 23 marzo Parma, una bellissima conferenza con Tom Bosco, con Azzeni, con Mariotti, con Nicola, con tutta una serie di amici che verranno a trovarci in quell'occasione. Poi 6 aprile a Vittorio Veneto con Andrea Tosato e con un sacco di amici che verranno a trovarci. 13 aprile l'escursione alla Sagra di San Michele, 20 aprile Loreto nelle Marche con Davide Rossi e tutta una serie di amici che verranno, 11 e 12 maggio vi aspetto a Torino per un intero weekend in occasione del mio compleanno. E in quell'occasione troverete anche, in tutte le occasioni troverete anche il nostro primo libro, che vede anche la prefazione di Nicola Bizzi, se ti va Mesbet mostriamolo, che fa sempre bene, grande successo, devo dire, anzi voglio ringraziare tutte le persone che anche solo con un passaparola, un post, fanno sapere che è uscito Sotto l'Antartide, Enigmi di una terra proibita. L'attualità sembra farci un po' da assist, perché ogni giorno esce qualche notizia che riguarda l'Antartide, sembra fatto apposta, quindi anche questa è una bella sincronicità. A marzo uscirà Terra Cava insieme a Marco Enrico De Graia e quindi anche quel testo lo porteremo in tutte le nostre date. Passo ai nostri amici per un giro finale con appuntamenti, nuove uscite, eventi, diteci un po' tutto. Niente, io ti ringrazio intanto di questa opportunità che ormai mi hai dato più di una volta, sia te che Nicola, ovviamente, per questa bella trasmissione che fate ormai veramente quasi giornalmente, quindi però ne sono abbastanza consapevole, perché anche io qui in libreria faccio un evento, 2, a volte anche 3 eventi in un giorno solo, come ieri.
Però ecco, nomi che mi hai menzionato, Borghini fa da qui da me, ha fatto le concerti, le campane di cristallo, ha fatto poi con la presentazione del libro di Nicola sulla ghiandola pineale, ha fatto l'attivazione alla ghiandola pineale. Abbiamo avuto Andrea Tosatto qui da noi per due volte, ha fatto lo spettacolo, ha fatto la presentazione del libro e molte altre persone che tu hai menzionato. Quindi diciamo che c'è anche un filo conduttore che ci collega e ci tiene in comunità, e ovviamente Nicola che ha presentato tanti libri qui da noi e continuerà a presentarli. Ovviamente quel libro che ha menzionato, compreso il poema di Gualterotti, ovviamente sarà presentato in libreria. Grazie ancora. Grazie a te Mauro, verrò, visto che adesso veniamo a Prato, magari aspettiamo poi qualche settimana e verrò da te proprio a Firenze a presentare anche i nostri libri, così mettiamo una città in più volentieri. Avrai sicuramente tanta gente. Ah sì. Nicola, a te. Allora, no, io veramente ringrazio Mauro e per questa splendida chiacchierata, perché sono certo che abbiamo seminato tanto nel nostro pubblico e persone che cominciano mai a porsi domande, perché questo è il nostro obiettivo, far pensare le persone, farli mettere in crisi la loro comfort zone, no? La loro versione della storia ufficiale e cominciare a farsi domande. E le domande, se le fatte anche una bravissima criminologa, Simona Ruffini. Volevo parlare di questo libro brevemente che è uscito adesso. Simona Ruffini è una, oltre che una grande criminologa, è una affezionata ascoltatrice del di Facciamo Finta Che, è stata presente anche a tanti nostri eventi, e lei è stata la criminologa che ha fatto riaprire le indagini sul caso Pasolini. E adesso abbiamo dato alle stampe il suo diario inedito che ricostruisce tutti i segreti e i misteri del delitto di Pierpaolo Pasolini. Quindi veramente io consiglio questo libro perché apre veramente la mente sulle complicità. Qui si parla di petrolio, si parla di Enrico Mattei, si parla di Cefis, si parla degli antesignani della banda della Magliana, del Vaticano, della P2 e di tanto tanto altro. Nicola, ci vorrò fare poi una puntata su questo. Sì, sì, la faremo. Bene, grazie Nicola, grazie Mauro, grazie buon Mesmet, grazie a tutti quanti voi anche per i super sticker, per i nuovi abbonamenti, grazie di cuore anche per chi deciderà di supportare anche solo con un like, con una condivisione, postando queste puntate sui suoi profili, ma anche con i bonifici, PayPal, PostePay e con qualunque mezzo voi vogliate, anche solo mandando buona energia col pensiero, a noi ci arriva. Grazie di cuore, domani mattina alle 8 con Marco Rico De Graia, alle 18 con l'editoriale, alle 21:30 con Stefano Salvatici, si parla di nativi americani, quindi parliamo un po' dei cosiddetti indiani d'America e ne vedremo delle belle anche lì. Grazie di cuore anche a Usilia Carboni Bernardi, grazie a tutti quanti voi, ci vediamo domani. Esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamola anche noi la storia, facciamola in prima persona, possiamo veramente cambiare.